dire, sono sei cavalli che si contendono questa settima rallo numero uno, pilotato da Roberto Andreghetti, con il 2 c'è Rider, Lorenzo Bortolotti alla guida, numero 3 Rod Dreams, Ferdinando Pisacane, con il 4 Rainbow Horse con Paolo Bezzecchi, 5 Roventa, Gianni Targhetta, 6 Raposa Mader con Alessandro Fonte. Questo è il campo dei partenti, ecco i cavalli allineati dietro al mezzo meccanico, macchina che prende velocità, stacca in questo momento. Rod Dreams prova a prendere la testa della corsa in lotta con Rainbow Horse, i due sono uno vicino all'altro quando andiamo alla prima numero piega. 3 Rod Dreams qualificato. C'è l'errore di Rod Dreams che finisce al tabellone lasciando via libera a Rainbow Horse che si porta al comando, 14-6, fiondata iniziale con Paolo Bezzecchi a Rainbow Horse che è andato a prendere la testa della corsa, rallo in questo momento sulle scelte del battistrada, si muove per corsie esterne Rider, adesso i due sono apparigliati, poi più indietro Roventa e Raposa Mader, 31-3 per il passaggio ai 400, andiamo verso la piegata. La situazione vede Rainbow Horse, pilotato da Paolo Bezzecchi, a dettare il ritmo della corsa. Completamento della piegata, passaggio ai 600 con il tempo di 47,5 all'altezza del sulchi del battistrada. Si è portato adesso il numero 2 di Rider, mentre secondo in corda c'è Rallo, più indietro Roventa e Raposa Mader. Questa è la situazione con i cavalli che vanno al passaggio al mezzo miglio. 1,035, passaggio al mezzo miglio. Andiamo verso la piegata, non cambia la situazione nelle posizioni, sono tutti molto, molto vicini con Rainbow Horse che continua a mantenere il comando della corsa anche se all'esterno mette pressione Rider, i due in questo momento sono praticamente apparigliati, 1,19,7 passaggio al chilometro, si torna a transitare sotto le tribune, Rainbow Horse ancora al comando, Rider sempre lì vicino, l'altra coppia composta da Rallo e Roventa chiude il 6 di Raposa Mader. Completato anche questo giro, ne manca uno alla conclusione della corsa, cavalli in piegata, il numero 4 di Rainbow Horse continua a mantenere il comando delle operazioni praticamente dalle prime battute dopo aver vinto le schermaglie iniziali con Rod Dreams che invece è già finito al tabellone ed ha chiuso la sua corsa, ancora Rainbow Horse con all'esterno Rider mentre all'interno secondo in corda c'è Rallo. Eccoli numero 2 Rider squalificato. Corsa finita anche per Rider, adesso è Rallo che va all'attacco del numero 4 Rainbow Horse, Rallo che prova l'azione, i due stanno lottando quando siamo a poco più di 200 dalla conclusione della corsa, testa a testa Rainbow Horse e Rallo sono sempre lì vicino, i due si presentano all'imbocco della retta d'arrivo vicinissimi, vediamo se Rallo ce la fa a passare, è in testa Andreghetti con Rallo, ultimi metri, Rallo va a chiudere su Rainbow Horse. Terza piazza c'è Roventa.